scorse puntate abbiamo visto come costruire i modellini di Saturno e del Sole. In questa vedremo come costruire il modellino di un altro pianeta gassoso, Giove, che è anche il pianeta più grande del nostro sistema solare. Ma prima facciamo una piccola ricerca insieme per conoscere le sue principali caratteristiche. Andiamo su EduINAF, Didattica, Schede astronomiche e apriamo la finestra di Giove. Se guardiamo l'immagine, possiamo vedere che l'aspetto del pianeta è caratterizzato da fasce orizzontali di colori diversi. Come per Saturno, noi non stiamo osservando una superficie solida, ma la parte superiore dell'atmosfera del pianeta, costituita da nubi composte da diversi gas e mosse da forti venti. Oltre alle fasce, sono presenti anche dei vortici e delle macchie irregolari. Quella più evidente è la Grande Macchia Rossa, che è una vasta tempesta che dura almeno da 300 anni. Vediamo ora di che cosa abbiamo bisogno per costruire il modellino. Per fare il modellino di Giove abbiamo bisogno di un piattino, un pennello, colori acrilici sulle tonalità del giallo marrone e del grigio, una pallina di polistirolo, uno steccone, vinavi, carta igienica ed acqua. Allora, per cominciare dobbiamo ricoprire le superfici del nostro pianeta di vinavil e carta igienica. Aggiungo un po' di vinavil nel piattino. Strappiamo la carta igienica. E cominciamo. Intingiamo prima in acqua, il pennello in acqua, poi nella colla. E cominciamo a ricoprire. Mentre andiamo avanti con la costruzione del modellino, alcune curiosità. Pensate che la grande macchia rossa, che ci sembra piccola a confronto con le dimensioni del pianeta, è in realtà molto più grande del pianeta Terra. Giove infatti è talmente grande che potrebbe contenere più di 1000 pianeti Terra al suo interno. Adesso che la superficie si è asciugata, possiamo cominciare a colorare il nostro pianeta. Giove è un pianeta ricco di dettagli, quindi vi consiglio di tenere l'immagine che abbiamo trovato sul sito di fronte a voi e di delineare alcuni di questi dettagli. Possiamo ad esempio disegnare le bande con la nostra matita. Inoltre ricordate di disegnare la grande macchia rossa che sarà posizionata più o meno a questa altezza. Ecco, quindi cominciamo dall'alto. A Giove si possono assegnare diversi primati, oltre a quelli riguardanti le sue dimensioni. Possiede anche il primato del pianeta del Sistema Solare con il più grande numero di satelliti che gli ruotano attorno. A Giove sono infatti attribuiti più di 60 satelliti, ma solo 4 di questi hanno dimensioni confrontabili con la nostra Luna, e sono Io, Europa, Ganimede e Callisto. Giove ha così tanti satelliti perché ha una gravità molto forte, che è capace anche di catturare parte degli asteroidi vaganti nelle sue vicinanze, che altrimenti potrebbero impattare sui pianeti più interni del Sistema Solare, come la Terra. Viene per questo chiamato anche lo spazzino del Sistema Solare. Giove è anche il pianeta più veloce a ruotare su se stesso. Mentre la Terra, come sappiamo, ci mette 24 ore per compiere una rotazione completa, Giove ne impiega solo 10. Quindi un giorno solare su Giove dura meno della metà di un giorno sulla Terra. Ok, io ho finito di dipingere
il mio Giove. Vedete, più particolari fate e più sembrerà simile all'immagine. Ora lo lasciamo asciugare. Il mio pianeta ora è asciutto. Per appenderlo possiamo usare una graffetta e del nastro. Ecco qua.